Ciao Sabino, ben trovato a questi campionati italiani Rapid. Come ti stai trovando a Chianciano? Sto trovando molto bene, grazie. Il torneo è bello, la città è tranquilla, la temperatura è ottima. Sono Bene. pronto a giocare. Tu che sei uno specialista del gioco Rapid, come ti sei trovato nel torneo di ieri che ti ha visto fino all'ultimo in lotta per il primo posto? Mi sono trovato molto bene, la sede è ottima. Siamo sul palco, c'è un sacco di spazio, la sala è enorme, quindi è perfetto. Devo dire, non mi piace tanto il Rapid. Non è sicuramente dei tre è il tempo che mi piace di meno, perché è una partita a metà tra il tempo lungo e la cadenza veloce, che è un po' più approssimativa, che a me piace di più. Però comunque sono soddisfatto del torneo, ho giocato bene, che è una cosa che insomma fa sempre piacere, non è per nulla scontata. Sono arrivato secondo, quindi il risultato è buono. Spero di continuare a fare Bene, oggi ti vedremo allora nella tua specialità bene. del Sì, blitz oggi voleranno i pezzi e sarà divertente. che è quella che ami. Bene, ai nostri amici appassionati piace sapere qualcosa di più, per esempio dal punto di vista tecnico. C'è qualche novità teorica che dall'inizio dell'anno ti ha colpito e che sulla quale stai rimuginando ancora? Secondo me la più bella è quella di Krannic contro Ronyan, questo torre G8 dei candidati. Il problema di Ronyan è stato che ha fatto H3, quindi dopo aver arroccato corto, e quindi Krannic, a posto di arroccare corto in maniera automatica, ha fatto questa torre G8, G5, G4 e è partito all'attacco in una partita molto importante. È stato un inizio fantastico. Una cosa però che ci tengo sempre a dire, la teoria non è così importante a scacchi e personalmente a me la teoria non interessa molto, però qualche bella partita sicuramente fa molto piacere Quindi tu dici il medio gioco Sì, quello e... che mi piace è questo modo in cui si sviluppano le idee, al di là poi della mossa, della teoria, dell'analisi che c'è dietro, è questo concetto di avere questa intuizione di andare in una certa direzione. Chiaramente poi serve l'analisi, serve un lavoro approfondito per poter giocare le mosse, però la cosa bella è questa comprensione degli scacchi, per cui in qualche modo Torre G8 ha senso e è riuscito a dimostrarlo, che è bellissimo. Grande fascino, è vero. Il tuo ex compagno Fabiano Caruana in questo momento sta vivendo un apice della sua carriera perché è riuscito a raggiungere la sfida col campione del mondo. Al di là di chi lo ama e di chi diciamo, contesta questa sua scelta di bandiera, rimane un grandissimo giocatore. Dal punto di vista tecnico è indiscutibile. Come è stato averlo come compagno di squadra? Che cosa ti senti di aver imparato da lui avendolo al fianco? Beh, prima di tutto voglio dire che sono molto contento per lui, è un traguardo che meritava, visto il duro lavoro che so che ha dedicato agli scacchi, quindi complimenti, ottimo. Spero che farà un buon match, spero che sarà divertente per tutti noi che lo guarderemo. Per me personalmente stare vicino a lui è stata una grande sorpresa, nel senso che quando è venuto in Italia non era più forte di me, era più giovane, era più promettente, si può dire. Però non era più forte di me e l'ho visto proprio crescere, e la cosa straordinaria è che da un certo punto in poi, tutte le volte che lo incontravamo, ci rendevamo conto che era migliorato un po'. A un certo punto era a un livello davvero impressionante già, e nonostante tutto ci si vedeva una volta all'anno, quindi aveva tempo per migliorare. Non è una cosa, insomma, adesso io lo racconto velocemente, però è un processo che è durato il suo tempo, ovviamente. Comunque la cosa più incredibile è che, pur essendo fortissimo, tutte le volte aggiungeva qualcosa di più. E questa è secondo me, la cosa più straordinaria che mi ha trasmesso. C'è sempre qualcosa di più oltre il limite, c'è sempre la capacità di fare qualcosina di meglio, anche se a un certo punto, insomma, era 2007, pure tutte le volte c'era quel qualcosa in più. E lo si percepiva analizzando con lui, parlando di scacchi. È stato sempre molto gentile quando, insomma, quando aveva 2007, così in squadra analizzava con noi. Non è una persona altezzosa o
niente di tutto questo che uno potrebbe pensare. Era già molto più forte del resto della squadra, però gli piaceva, si vedeva, insomma, ancora gli piace giocare, che è la cosa più importante per diventare forti. Gli scacchi sarebbero altrimenti tremendi. Ma secondo te è migliorato per talento o per una preparazione metodica? Entrambi, sicuramente entrambi. Il talento ci vuole, perché senza talento è difficile migliorare. Però il talento più importante è proprio avere la passione di voler continuare, di voler sacrificare il proprio tempo, evidentemente, per fare scacchi, che non è scontato sicuramente. Una preparazione di alto livello richiede un sacco di energia, un sacco di motivazione. Davvero, sono molto contento per lui che i suoi sforzi abbiano dato frutto. Poi adesso bisogna vedere come andrà il match, perché ovviamente non è la stessa cosa vincere o perdere un match mondiale. È una grandissima differenza. E qualche volta avere dei grandi risultati può anche diventare anche una sofferenza. Se dovesse perdere match, magari potrebbe non essere contento, soprattutto se dovesse perderlo male. Quindi io mi auguro davvero di fare un'ottima figura, di fare un'ottima battaglia e poi vedremo cosa succederà. Grazie, sei sempre un gran signore e questi auguri ti fanno onore. Grazie mille. Gli auguri vanno a te adesso. Grazie.